Le modifiche che abbiamo apportato, vedete, alla maschera prodotti, che comincia ad avere un aspetto più professionale, cominciamo ad apportarle anche alle due maschere che contengono le due query, commerciante bianco e commerciante rossi, per cui andiamo in visualizzazione struttura relativa alla maschera del commerciante bianchi, clicchiamo due volte sul quadratino per accedere alla finestra delle proprietà e in corrispondenza della scheda, scusate, dati, anzi formato, chiedo scusa, mettiamo che i selettori del record non ci devono essere e non ci devono essere pulsanti di spostamento tra i record. Vedete? Poi, in corrispondenza sempre di questo quadratino, andiamo nella scheda altro e facciamo in modo che la finestra si apra nella modalità pop-up. Vedete? Seleziono salva, ho la possibilità di vedere il commerciante bianchi, vedete, attraverso un qualcosa che mi consente di vedere i record in maniera più professionale. La stessa cosa faccio con la maschera rossi, e cioè stabilisco che il pop-up deve essere visibile in formato, quindi pop-up, vado nella scheda formato, sempre nella finestra delle proprietà, elimino i pulsanti di spostamento e i selettori dei record, e anche in questo caso ho la possibilità di vedere che la maschera, vedete, appare in maniera più professionale rispetto alla maschera originaria. Quindi ho una maschera prodotti, ho una maschera commerciante rossi, ho una maschera commerciante bianchi. A questo punto passiamo al dimensionamento delle maschere, perché i prodotti, vedete, ha una certa larghezza, nel momento in cui passo a commerciante rossi questa maschera ha un'altra larghezza. Se queste maschere devono appartenere a un medesimo applicativo, è opportuno assolutamente che abbiano la stessa larghezza e la stessa altezza. Vediamo come fare ad intervenire sulla struttura delle maschere per quanto riguarda l'altezza e la larghezza.